Benvenuti, cari followers. Voglio condividere il mio spuntino pomeridiano con voi. Com'è? Molto buona. Scusatemi, devo prendermi un bicchiere. Si era fermata sulla gola. Voglio dire l'ultima cosa, dopodiché continuerò a comportarmi come avete capito e forse non condividete, però sento che è quello giusto per me. Scusate, c'è un po' di qualcosa. Non capisco perché quando nelle vostre live, cari youtubers, scritto con la Y maiuscolo e non detto ironicamente ma in segno di rispetto, non capisco perché quando riceviate un messaggio del fans club di YouTube, anche io, subito l'accogliete ridendo. E perché? Un fans club, non ho sempre saputo da piccino che era una cosa buona. Scusate. E allora arriva un messaggio del fans club di YouTube, anche io, che sarei io, il fans club relativo al mio personaggio, e lo accogliete quando va bene con le risate. Anche se devo essere sincero, erano risate
buone, proprio l'ho subito capite, in buonissima fede. Un bel caffettino. Mi sono un po' spento, non è così. Sono rimasto un po' dispiaciuto delle, tra virgolette, no, non posso dire poche, sarei ipocrita. Mi aspettavo un po' più di visualizzazione agli ultimi video, però mi rendo conto che ve ne ho caricati tanti tutti insieme, e questo è vero. Mi rendo conto anche che sono volutamente da me lunghi, impegnativi. No, mi auguro non tanto impegnativi, lunghi sì, ma non tanto impegnativi. Distensivi, quello vorrei fosse il mio obiettivo. Bene. Devo essere proprio sicuro di non macchiare questo foglio. Mi dovete perdonare questi momenti preparatori, ma d'altra parte sono necessari. Perché l'altra volta ho poggiato il cellulare su un libro di Giordano Bruno, da cui poi vi avevo promesso che vi leggerò la parte introduttiva molto bella del Candelaio. Beh, ho trovato diverse macchie sulla copertina, macchie di unto, perché il telefonino, se lo poggi sul tavolo in cucina, se lo poggi di qua e di là, è inevitabile che poi dopo si sporca, e ne sono rimasto molto dispiaciuto. Siccome al momento questa è l'unica postazione che mi riesce più libera, allora devo portare qui il materiale che mi serve, spero di non macchiarlo. Leggo semplicemente quello che c'è scritto in questo mio foglio, scritto a macchina. Del 28 giugno del 2000, sono passati quasi 18 anni. Scusate, devo anche soffiare il naso, scusate. Questa vera poesia mi è stata donata da un'altrettanto vera persona, il cui ricordo mi auguro resti indelebile nella mia memoria. Se riuscirai a tener salda la testa quando tutti la perdono e te ne fanno colpa, se riuscirai a credere in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del loro dubbio, se saprai aspettare e non stancarti di aspettare, e calunniato non rispondere con la calunnia,
senza cercare di sembrare troppo buono né di parlare troppo saggio. Se riuscirai a sognare senza fare del sogno il tuo padrone e a pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se riuscirai ad affrontare trionfo e rovina, e a trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare che le tue verità siano distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi e vedendo infrante le cose cui dedicasti la vita, metterti a ricostruirle coi tuoi logori arnesi. Se riuscirai a fare un mucchio di tutte le tue vincite, a rischiarle in un solo colpo a testa e croce, perdere e ricominciare da capo senza far parola della tua perdita. Se riuscirai a serrare cuore, tendini e nervi quando sono sfiniti, a tener duro quando altro in te non resta che la volontà di dire tieni duro. Se riuscirai a dire il vero anche quando parli alla folla, a camminare coi re rimanendo te stesso, se il nemico non potrà ferirti, ma nemmeno l'amico più caro, se tutti per te conteranno, ma nessuno troppo, se riuscirai a riempire il minuto che passa dando il suo valore a ogni secondo, tuo sarà il mondo e tutto ciò che contiene, e quel che più conta, tu sarai un uomo. Figlio mio, Kipling. Parafrasi, cioè spiegazione del testo, un testo più chiaro di questo non esiste. Tradotto benissimo dall'inglese, due o tre osservazioni posso dare io da appassionato lettore. Anzitutto mi veniva, quando pensavo a questo video, di dire questa è una poesia dei troppi se, caricando così un ragazzo, uno studente delle medie o delle superiori, lo si appesantisce. Invece, avendola riletta, mi devo ricredere, non è assolutamente così. Sono i giusti se, quelli che ci devono essere. Quando dice tu sarai il mondo e tutto ciò che contiene, non bisogna necessariamente prenderlo come un impeto materialistico, ma vi faccio un esempio con le mie parole. Quando abitai in una città diversa da dove vivo oggi ed ero lì per lavoro ed ero ospitato presso la stessa famiglia datrice di lavoro, c'era un cane meraviglioso. Non uno Yorkshire, un po' più grande, credo che fosse l'Australian Terrier, o semplicemente uno Yorkshire più grande. Beh, io, nonostante tutte quelle ore di lavoro, un lavoro per me pesante che mi stanco molto, la sera, soprattutto nell'ultimo periodo, trovavo il tempo per stare con lui, per portarlo a passeggio. E questo mi faceva davvero piacere. L'ultimo giorno che stetti in quella casa presso quella bella famiglia, il loro figlio mi disse: tieni, almeno stai con lui. E mi lasciò il cane quella notte che io preparai i bagagli, che dormì poco, mi stette sul letto e fece compagnia a me. Quando lo portavo in giro, quando poi mi sedevo sulla panchina del corso della città dove io mi trovavo e lui saliva sulla panchina e mi guardava e stava buono e capiva che io ero stanco. Beh, questo significa tuo sarà il mondo e tutto ciò che contiene. Quel cane non era mio, eppure abbiamo avuto un rapporto d'amicizia e di affetto davvero unico. Oppure quando c'era la sorellina del bambino di prima, a cui io facevo vedere come giocavo col cane,
che gli facevo così e il cane saltava, saltava alto così, saltava più di 1,5 m e quella bambina era rimasta senza parole. Cioè, non mi ricordo con che cosa, con una pallina, gli facevo così al cane, lui saltava, 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 quasi volava. Solo io potevo farle queste cose. E le parole più belle dette da quella madre: siamo contenti che ci sei tu, perché i nostri figli con te sono al sicuro. Mi dispiace che quell'esperienza di lavoro non fece tanto per me, che non ce la fece a sostenere quel ritmo di lavoro pesante, altrimenti avrei continuato a farlo stagionalmente fino ad oggi. Quella fu un'esperienza del 2004-2005, non ricordo di preciso. Quindi, spiegato questo primo punto, che poteva dare adito a critiche. Poi volevo spiegare un altro punto che mi riguarda. Se riuscirai a sognare senza fare del sogno il tuo padrone e a pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, sognare la casetta col giardino per le galline, no? Un sogno. Che però, parlando una volta con una religiosa, mi disse che non c'era nulla di male a desiderare questo. Oppure il sogno mio di adesso, il bottone di YouTube dei 100.000, il pulsante, come si chiama, il bottone d'argento dei 100.000 iscritti. E la lotta fino ad arrivarci e poi continuare. Questo però, vedete, importante, senza fare del sogno il tuo padrone e a pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, potrebbe anche non riuscirmi. Quanti sono fermi a 93, a 98 mila da mesi, da anni. Io pure mi stavo fermando dopo che avevo visto che ho pubblicato gli ultimi video e che non avevano avuto le visualizzazioni che mi aspettavo. Eppure ora sento di fare quest'altro video, che è un video che sta avvenendo pure lungo. Purtuttavia io sento di farlo così. Non riesco tanto a modificarlo, ma poi mi piace anche lasciarlo nature così come è venuto. Potrebbe anche non riuscirmi. E un'altra cosa, chiariamo subito adesso: raggiunta quella soglia dei 100.000, se ci arriverò, molto probabilmente terrò segreto il numero degli iscritti del futuro. In che senso? Non sarà più visualizzabile quotidianamente il numero dei miei iscritti, però quando ci sarà uno scatto, per esempio di 30.000, 50.000 a favore del mio canale, allora io vi farò vedere quello scatto. Voglio giocare questa volta in casa. Se invece dovesse essere a mio discapito, non avrete più notizia degli iscritti. Se invece, per esempio, arriviamo a 130, 150, allora avrete quel giorno gli iscritti visibili. Se arriviamo a 200, avrete quel giorno, 180, 200, quel giorno ci saranno gli iscritti visibili per poi ritornare ad una voluta
vorrei continuare a farli vedere. Questo punto, forse oggi, dopo tanti anni, se riuscirai a fare un mucchio di tutte le tue vincite, a rischiarle in un solo colpo a testa e croce, forse questo non mi piace perché c'è un po' l'idea del gioco d'azzardo. E a rischiarle in un solo colpo a testa e croce, e per perdere e ricominciare da capo è meraviglioso, senza far parola della tua perdita, questo è davvero difficile. Riuscirci, quello è un vero obiettivo, è davvero difficile. D'accordo, termino, vi leggo un'altra nota da prendere opportunamente con le pinze, vi leggo una cosa antica che mi trasferì mia nonna, questo è quanto di utile e profondamente significativo mi tramanda la mia grande nonna, madre della mia forte ed avvezza al dolore, mamma. Un'ora dorme il gallo. Due il cavallo, tre il viandante, quattro l'amante, cinque lo studente, sei la buona gente, sette il biforco, otto ogni porco. Non credo sia proprio così. È simpatico, come detto, però non credo sia proprio così. Anzi, credo che 8-9 ore di sonno siano proprio indicate per stare bene, senza nessun problema. D'accordo, vi ringrazio per l'attenzione. Questo video dovrebbe avere, se riesco, se tutto va bene, una qualità più elevata rispetto a quella dell'iPhone della fotocamera frontale. Spero d'ora in poi di mantenermi su questo livello o perlomeno per l'inizio di alternare. Volevo farvi vedere per farvi conoscere un po' di più il mio carattere, il mio diario agenda di quest'anno, il diario scolastico delle tartarughe ninja, che siamo ad aprile e io ancora non ho iniziato. Ciao. Carissimo saluto da YouTube anche io. A presto.